parliamo delle mail del dominio municipio, numero quello che sarà, a roma5stelle.org e poi i collegamenti all'interno del gruppo funzionale. Questi li prendeteli come suggerimenti che si vanno a ricondurre a quelli che diceva Valerio prima quando parlava dei gruppi di Google, quindi usiamo sempre la stessa filosofia. Se volete scriverci per avere informazioni o approfondimenti, se avete dubbi, procedure@roma5stelle.org, qualcuno vi risponderà, siamo sempre pronti. Next please, Valerio. Ok, questa è la prima, la pagina di accesso della mail istituzionale, la mail ufficiale dei municipi. È importante che salviamo bene il concetto di istituzionale e ufficiale, perché altre mail, qui si parla dell'aspetto politico della comunicazione, quindi la diffusione politica dal gruppo municipale oltre ai social network, quindi parlo di trasmissioni a testate giornalistiche, esce dal gruppo municipale ancorché dallo staff romano, ma si parla esclusivamente quindi del municipio, deve uscire dal municipio numero quello che è @roma5stelle.org, e quindi è questo quello che vedete nel momento in cui vi loggate. È importante che le mail che per qualsiasi motivo arrivano da Badoo, da Twitter, da LinkedIn, da Facebook, le notifiche di Google Plus, le mail demon, gli spam vadano evidenziati, li troverete sempre nella posta in arrivo, vadano sempre evidenziati, cestinati, aprite il cestino e lo svuotate immediatamente. Questa è una procedura semplice che farete tutti, credo, nelle vostre mail. La capacità della casella è 100 mega, ci sono state caselle che abbiamo trovato a 98, a 97 pagine infinite di roba dentro, perché il lavoro da fare ce n'è molto, qualcuno ha dimenticato di aggiornarle, quindi è stato faticoso risistemarle. Quindi posta in arrivo, mi raccomando, è una cosa, ci si mette un minuto al giorno, e quindi tutte questa tipologia o altre segnate spam eliminate, cestino, svuota cestino. Prossimo Valerio, grazie. Mail in partenza, stessa cosa, non inviate, queste ovviamente sono informazioni che dovreste dare al gruppo comunicazione se è istituito, al vostro municipio e ai portavoci. Noi non stiamo dando password e ID degli account municipali se non ai portavoce che ci scrivono e ci dicono: io sono Alessandro Pirrone, portavoce municipio 6, non lo sono ovviamente, però uso il mio nome. Gli viene risposto: questa è la tua casella, questa è la password. Dopodiché il portavoce insieme al gruppo municipale decideranno chi sarà il responsabile, o loro stessi o lei stessa, a lavorare sull'account, oppure qualcuno nel gruppo municipale. Quindi, come dicevo, mail in partenza, se vedete Badoo, Twitter, LinkedIn, Facebook, notifiche Google, mailer demo, spam, Aruba, in default, se mandate mail demon e spam vi dicono: la prossima volta che lo fai, paghi. Quindi è impossibile farlo. E comunque non inviate mai a nessun altro, per gioco, per rimando, per qualcosa, questa tipologia di mail all'esterno, ancora peggio ad altri municipi, ok? Ovviamente se ricevete e avete fatto bene lo step precedente, eliminato, svuotato il cestino, queste cose non ce le avrete. Quindi è importante, non inviatele mai. Secondo? Scusa, tutti coloro che hanno le password? Francesca, la domanda era alla fine, ti dispiace, grazie. No, scusami. Identification, ID e password. I municipi sono numerati come erano, da 1 a 15. Municipio 1, @roma5stelle.org, c'è una password di default. Abbiamo dovuto, per motivi tecnici, inventarci, grazie a Gmail, delle mail di backup. Sono state alle 3 di notte, c'è uscito quello. Roma 5 Stelle, backup, municipio 1, gmail@gmail.com, e c'è una password.
e il backup Roma 5, Municipio 1 e Municipio 7. Quelli sono stati i due municipi che ci hanno fatto lavorare di più, perché avevano quintali di mail dal 2000 e qualcosa che non ci sembrava corretto distruggere, ovviamente, ma per dare la possibilità a quei due gruppi municipali di lavorare abbiamo dovuto comunque toglierle e creargli una mail per fare il backup. Quindi tutte quelle mail di una certa datate le troveranno lì, gli è stato già comunicato. Altre mail, altri account municipali, scusate, per il secondo, il sesto, il settimo e l'ottavo municipio sono stati creati sempre su Gmail backup municipio 2 6 7 8 gmail.com password. Anche lì ci saranno mail che sono state tolte dagli account e messe in Gmail per dare possibilità di lavorare, perché la capacità delle mail di Roma 5 Stelle erano pressoché saturate. Consigliamo agli altri municipi per il futuro: create un account di backup su Gmail e inoltrate, spuntate nella lista dei messaggi o quelli in arrivo e quelli in partenza, li spuntate vecchi, andate alle ultime pagine o selezionate tutti i messaggi o spuntate quelli che volete, prima nella cartella arrivo, poi nella cartella partenza e poi se avete anche altre cartelle, cliccate su inoltre e mettete l'indirizzo della mail di backup. Non si possono esportare da Aruba verso Aruba, nel senso che se avete un'altra casella con un dominio Aruba potete esportare, vi fa un salvago un nome, un file sul desktop, cioè avete un file con un'estensione particolare. Poi aprite un'altra email, sempre magari con un dominio Aruba, e potete rimportare, diventa una cosa tra istituzionale e privata, quindi non va bene. Istituzionale, istituzionale è Municipio 1 che trasporta, quindi inoltre il tutto al backup di Gmail. Gmail non può fare l'esportazione, non potete creare la raccolta delle mail, dovete proprio inviare le mail da A a B e quindi si usa l'inoltre, è una questione tecnica. Avevo preparato delle slide per farvi vedere la differenza, ma poi magari se volete ne possiamo parlare separatamente, ma è una cosa semplicissima. E quindi il secondo consiglio è: esportate in Gmail gli allegati, le mail dove ci sono allegati, che sono più pesanti e quindi vi danno possibilità di liberare più spazio. Lo scopo è quello: mantenere la posta leggera e sufficientemente libera. La mail istituzionale è una mail che serve per comunicazioni politiche, non si fanno altre chiacchiere. Se il gruppo ha lavorato bene, ha preparato i suoi report, ha preparato le sue comunicazioni, ha preparato i suoi progetti, le press release, press release in italiano, comunicati stampa, sì, e via dicendo, vuole inoltrare a testate giornalistiche municipali, nazionali, televisioni, radio, annunci, questa mail è fatta per questo tipo di lavoro. La prossima, grazie Valerio. Ok, questo è una panoramica su quello che abbiamo, una fotografia della situazione. Gli account sono appunto dedicati esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e politiche. E la mail dei portavoce del gruppo, va bene? Quelle che arrivano sono smistate dal portavoce e dagli addetti, che il gruppo deciderà, lavorano insieme ai portavoce, alle funzioni interne. Quelle in partenza sono lavorate dalle funzioni interne, date ai portavoce o coloro che lavorano con i portavoce e trasmesse ai sistemi, agli enti che sono predisposti per raccogliere. Poi ci sono accordi che verranno presi. La responsabilità dell'account roma5stelle.org è dei portavoce o della funzione comunicazione, laddove i gruppi decideranno in tal senso. Io lo dico perché abbiamo fatto gestapo né stasi né nulla, ma ci sono state delle comunicazioni che non erano proprio molto vicine a quello che era il dominio a pagamento. Noi siamo per la trasparenza, no? Quindi
dobbiamo essere certi che i portavoce, chi lavora nella comunicazione, faccia il loro dovere. Prossimo. Le funzioni le conosciamo tutti, no? Abbiamo il gruppo che si occupa di logistica, di accoglienza, la comunicazione, la questione della politica dei portavoce e dei referenti e la questione operativa. Queste sono fotografie che dicono quello, come siamo messi noi sul campo, eh? Quindi l'obiettivo, oltre ad avere Roma5stelle.org, che è la voce ufficiale del gruppo, è anche poter dare ai gruppi, alle funzioni del municipio, la possibilità di lavorare e di comunicare tra di loro. Se la logistica del mio municipio vuole parlare al di là del forum con l'URP, con l'ufficio di azioni pubbliche, con il pubblico o con il gruppo accoglienza o con la parte operativa, io faccio esempio il mio municipio, siamo 250.000 persone e tra Torre Maura e Lunghezza ci sono 20 km, 30 km, ci vediamo una volta a settimana, ma c'è difficoltà anche a comunicare. Quindi noi ci siamo organizzati in questo senso. Usando Google Group abbiamo creato degli account per la logistica, per la comunicazione e per l'operativo. Si crea l'account logistica dot, poi ve lo faccio vedere, ci si aggregano i componenti della logistica, ci si aggregano i componenti della comunicazione, ci si aggregano i componenti dell'operativa, ognuno con la sua mail, usano tutti la stessa mail Google Group per comunicare con le altre funzioni all'interno dello stesso municipio. Questo perché si assicura il collegamento funzionale anche tra municipi, poi ve lo faccio vedere, è assicurato lo scambio informativo, si interrompe l'uso delle mail personali, l'ho messo per terzo ma secondo me andava in testa, l'ho messo per terzo perché per dire che secondo me andava in testa, se l'avessi messo in testa magari non l'avrei detto, quindi è un rafforzativo, e impedire l'uso del Roma5stelle.org, perché nel Roma5stelle.org abbiamo dovuto spostare mail che non erano messe in un posto dove andavano, trattavano argomenti che non erano strettamente pertinenti a Roma5stelle.org, secondo una visione, no? Corretta. I vantaggi, cioè un maggior coordinamento tra i 15 municipi, le funzioni parliamo, dei municipi, e quindi ci dimentichiamo anche dei nomi, dei cognomi, spesso andiamo in giro a chiedere ma chi è il referente del gruppo comunicazione del municipio 13, perché vogliamo tutti i referenti che ci dobbiamo vedere, il referente del tavolo non ce ne può fregare di meno, abbiamo la mail, a quella mail ci sono iscritti dei nomi, noi parliamo con la mail, qualcuno si muoverà e così andiamo oltre il nome, oltre il titolo. Questi sono sempre suggerimenti, non è Bibbia. Le funzioni, municipio 1 a 13-15. Queste sono le mail, delle funzioni che vi ho fatto vedere prima. Ufficio relazioni col pubblico, trattino M1, non underscore, no punto. Google Group non prende questo tipo di estensioni. Trattino roma5stelle@googlegroups.com. Questo è quello che abbiamo scelto noi. Gli acronimi poi è il caso di sceglierli tutti insieme. Noi per noi non l'abbiamo scelti, nel senso non creati, stiamo ancora discutendo su questa cosa, perché se è una cosa che deve funzionare in tutti e 15 municipi, giusto che tutti e 15 municipi dicono a loro, ci metteremo 3 anni, però è giusto che no, tutti quanti dicono a loro. Gruppo accoglienza trattino municipio primo trattino Roma 5 stelle logistica come sopra, info sta per comunicazione, altrimenti veniva una stringa illeggibile. Queste sono le relazioni, la logistica del primo parla con la logistica del tredicesimo, la logistica del sesto parla con la logistica del quindicesimo, la comunicazione del sesto parla con la comunicazione del Roma 5 Stelle, abbiamo fatto la Corà, ma noi il volantino della Corà non ci piace. Ragazzi, scusate, ma chi l'ha fatto? L'ha fatto sempre Alessandro Pirone dello staff. Ma l'ha fatto da solo? Ma noi abbiamo comunicato con lo staff? Abbiamo detto, abbiamo suggerito, abbiamo detto la nostra? No. E allora prendiamoci quello che ci ha dato Alessandro. Anzi, ringraziamolo
che comunque ce l'ha partorito senza che noi l'abbiamo chiesto, visto che lavorava, abbiamo organizzato noi. Per andare oltre questo problema, che non è un problema, ma comunque è una defezione nel coordinamento, così ci si può parlare. Da municipio N si va allo staff. E questi sono i flussi. Ovviamente la freccia in verticale verso su sta a dire che tutto quanto uscirà dalla testa del municipio, tutto quanto uscirà come comunicazione dallo staff municipale, quindi quelli sarebbero i quattro moschettieri. La prossima. Grazie.